Ciao a tutti ragazzacci, oggi siamo di nuovo in compagnia con lo zio per farvi vedere appunto una rubrica nuova. Me la sono inventata proprio per pensando a voi, ci sa quanti ragazzi di 15, 14, 16, 18, 20 anni hanno sentito parlare di alcuni giochi ma non hanno mai giocati, anche perché presi da quelli che ci stanno adesso, eccetera, eccetera. Quindi vi faccio questa rubrica apposta per voi per farvi vedere quello che vi siete persi negli anni. Titoli che una volta erano di AAA, che secondo me ancora lo sono. Non vi ho fatto vedere il titolo, non lo troverete, non l'avete trovato nemmeno nella copertina, perché diciamo così a sorpresa, entrate, vedete il video e vedete che tipo di gioco vi consiglia lo zio, e poi magari vedete un po' se vi può interessare. E se vi piace questa cosa, scrivetemi nei commenti sia se vi è piaciuto il gioco, se lo conoscevate, soprattutto se l'avete indovinato, quanto tempo ci avete messo a indovinarlo, e se volete che lo continuo. Questo è un giocone, ragazzi, ripeto, questo è l'inizio, la prima puntata, poi magari ci penso, ne trovo altri giochi di un certo spessore, non cagatine, giochi che hanno fatto la storia, dei precursori dei giochi che ci sono attualmente in circolazione. Questo è un precursore, è uno dei due o tre precursori degli FPS che ci stanno adesso, quindi è talmente facile che non badate all'aspetto grafico, perché questo gioco è molto di più, calcolando che pure è rimasterizzato. Pensate con che giochi giocavamo noi all'epoca, e questo che c'aveva sto gioco aveva il massimo, ve lo dico. Questo è un altro, aveva il ma, che poi quando è uscito quell'altro un po', non ve posso dire troppo, se no capite, ha un po' ridimensionato questo, ma manco tanto a dire la verità. Grazie caro, ma figura, ma sì, lo so, vado alla reception. La reception? Oh, speriamo ci sia una receptionist, è buona almeno, sì. Yeah, one second, just let me send this invoice. Yeah, right, well if I can do the overtime tonight, then it's just me and you tonight. E vattene, chi te ferma? Piaciuta la receptionista? Posso offrirvi una robocola? Prego. Questa è la robocola, eh? Ho capito, dammi il tempo ad arrivare, abbi pazienza. Dimmi. Sì. Prego, figurati. E che c'è sta a fare qua? Te infatti? Va bene. Grazie. Posso spararti? Coglionato ho fatto. Stai cercando uno scienziato? Non sono sicuro che tu voglia. Vedi? Ah, che cazzo vuoi? Che ne fermi a fa? Brutto, schifoso, stupido. Ecco lo scienziato pazzo. Ma che è Sulu di Star Trek? Non so cosa hai visto. Non posso capire. Comprendo. Qui. Ma che? No, scienziata, mi dispiace, ma si è teschizzato. Insomma, si sono tutti demonizzati. Sono scappato come un coniglio. Diciamo, se volete giocare a un gioco dell'orrore misto a uno sparatutto, questa è la scelta migliore, secondo me, perché è una figata questo gioco. Perché Bikaki ha ispirato anche in gran parte a Dead Space, penso, eh. Ok ragazzacci, avete visto bene o male di che si tratta. Adesso vi faccio vedere le altre due spezzoni delle espansioni di questo gioco. Nel frattempo ammazzo questo, perché... E quindi vi faccio vedere
queste altre due espansioni, così taglio corto e faccio queste altre due espansioni esattamente ora. Vi preciso che questa è una prima espansione di questo titolo, eh. Non vi fermate alla grafica perché sennò vi perdete veramente una chicca che ha ispirato tantissimi giochi a tripla attuali. Scrivetemi nei commenti se vi piace, se volete vedere ancora episodi di questa, di questo gioco. Se invece non volete, io voglio continuarvi magari a giocare, ve lo metterò sul secondo canale che piano piano lo farò partire. E quindi metterò i gameplay o i walkthrough appunto di tutti i giochi che mi piacciono e che magari non hanno un grande appeal nel canale, quindi li passo nel secondo. E quindi se volete rivederla, fatemi sapere, insomma, se lo volete sul primo, sul primo canale, sul secondo canale, se non lo volete vedere per niente. Ok, una volta che vi faccio finire di parlare, vi dico anche, guardatelo sto gioco perché fra poco vi do un aiutino, la maggior parte di voi o quasi tutti sicuramente l'avranno riconosciuto, però guardatelo perché fra un pochettino, fra tipo novembre, potrebbe tornare d'attualità, ecco. Ecco cosa ci mancava, eh. Però, sto pezzo di merda. Cazzo stai? Mori. Facciamo la superficie con il manufatto. Faticoso sto gioco, me lo ricordavo meno. E vale la pena, se non avete mai giocato, di provarlo. Se vi piacciono gli sparatutto in prima persona, se volete conoscere diciamo le origini dei giochi che state giocando attualmente su console e su PC, vi consiglio di andare a dare un'occhiata anche a questo, perché comunque merita, ve lo devo dire, merita, soprattutto fortunato chi non l'ha mai giocato, perché può così facendo approfittare e divertirsi spendendo veramente poco su un gioco cosiddetto della Madonna. Armi a non finire, mostri a non finire, azione adrenalinica a non finire, ripeto, ragazzi. Cambia la musica, Johnny, Non mi fate nulla. Questo non funziona più? Molto molto male. Vediamo un po'. Avete indovinato? Che tipo di gioco è? Che gioco è questo? Un'armatura? Un classico del... degli FPS, diciamo uno dei precursori, v'aiuto. Ah bello, te pensi che qua lo zio sta... è un po' che non c'è gioco, sono anni però, cazzo, adesso è verde di qua. Andiamo ragazzoli, andiamo a recuperare i nostri amici che sono un po' di salute.
Fatemi sapere nei commenti se avete indovinato, quanto ci avete messo a indovinare, se avete giocato a questo gioco, se avete intenzione, magari ripetendo lo zio che ci gioca, di farvici una partita. È di una frenesia tale. E adesso muore. Oh, ancora, e mollami. Vi sfido a farvi una partita a questo gioco. Non so se ci avete fatto ancora, diciamo, l'occhio, se avete capito che gioco si tratta. Mortacci, tu mi hai fatto via un colpo. Ecco, dicevo, questo era uno dei giochi che mi hanno più terrificato, diciamo, altro che Dead Space, Silent Hill. Qui vi aiuto? Bisogna aprire le porte, vedete? Porta verde, poi ci sono le porte rosse. Sicuramente avete capito. Non vi dico ancora il titolo perché, diciamo, è un modo che ho per fare questa nuova rubrica, in cui si discuterà, si andranno ad approfondire giochi del passato che magari sono più attuali dei giochi che stanno proponendo le software house. Che ne so? Che ne dite? Vi piace questa idea? Se vi piace fatemelo sapere qui nei commenti, fatemi sapere se volete vedere ancora qualche video di questo gioco. Questa è l'ultima espansione, diciamo, di questo gioco. Potrebbe essere per qualcuno di voi motivo per andare, appunto, a riscoprire giochi classici. Questo è un classico, anche se nella sua... Oddio, che infarto, vedete? Hai visto? Visto? Si prendono così per riscoprire, diciamo, dei giochi classici. Ma sempre a coppie dei due, mi pare, vero? A coppie dei due è fantastico. Ecco, devo dire, dietro le spalle ce la farete a sopportare questo gioco? Repara cassuolo. L'abbiamo preso qua. Salute, siamo a palla, quindi non abbiamo nemmeno tanto accusato. Vaffanculo. Sono tutto scarico. La puttana. Sono tutto scarico, tutto scarico. Questo, pensate, se avete capito di che gioco si tratta, vabbè, ormai l'avete capito, stiamo parlando di Doom 3, il gioco più horror di tutti i tempi, secondo me. Lo trovate tranquillamente in quei siti dove... Vabbè, non mi faccio, ci faccio tutti così, sembra. Non sembra che sto facendo, e non faccio in effetti, pubblicità a uno soltanto. Instant Gaming, G2A, G2Play.net, Kinguin. Trovate la chiave di questo gioco, roba come 3,99€ per l'edizione completa, Doom 1, 2, 3, la BFG Edition, insomma. Ragazzi, per giocare e divertirsi non serve spendere 70-80€. Tripla A nuovi. Oh, guarda questo. Si è finito subito, com'è? Fatto bene, divertente, curato. E chi ha fatto la storia, appunto, dei videogiochi? Il mio consiglio per la rubrica di oggi, per la rubrica dei must have, non so ancora il nome, lo deciderò durante l'editing del video. Questa rubrica io vi farò vedere, appunto, come vi ho detto, dei giochi must have che non avete mai magari provato, forse perché sono talmente vecchi che la nuova generazione di gamers non ha avuto la possibilità, la pazienza o il tempo, la voglia di provare. E vi faccio vedere in pratica un po' quello che vi siete persi. Se vi è piaciuto sto video, fate come vi pare. Ciao.